il primo impatto appena arrivato a campo, sicuramente la vegetazione, il verde, anche perché questa è una valle dove l'umidità c'è abbastanza e non abbiamo venti, rispetto ad altre valli non abbiamo venti. Poi più vai avanti incominci a trovare la Val Corta e la Val Lunga, dove un turista cammina per delle ore sempre a fianco a un fiume. Beh, l'acqua sicuramente è il numero uno, anche perché poi in fondo alle sorgenti non abbiamo industrie dove inquinano, dove sporcano. Come partono dalla sorgente arrivano in valle. Val Curta, Val Lunga, Pez di Corf, Tarten, Talamuna. Signore e signori, il viaggiatore ecco che ti rimane spiazzato questa volta, perché si è trovato nel grande paradiso verde, però non si aspettava di trovarsi anche nell'Accademia della Polenta. Sicuramente la Polenta è un insieme di cultura del posto, del territorio, e quindi per fare una buona polenta è importante capire quella che è la tradizione sia del prodotto, di come viene coltivato, di come poi viene lavorato, macinato e poi cotto e servito. In Val Tartano l'Accademia della Polenta ha scelto di utilizzare il prodotto che io e la mia famiglia coltiviamo in un paese che si trova ad una quota più bassa rispetto a questa, perché qui il mais non cresce. E non solo per questa ragione, ma anche per il metodo con cui noi coltiviamo la terra, i prodotti che sulla terra crescono. Utilizziamo la biodinamica appunto per coltivare i 6 cereali, lavorare la vigna, l'uliveto che abbiamo, gli ortaggi. Il mais che coltiviamo ha la particolarità di essere selezionato tutti gli anni e all'origine era il mais che la madre di mia suocera aveva dato ai miei suoceri come dono di nozze quando appunto 50 anni fa loro si sono sposati. E quindi questa tradizione di scegliere ogni anno le sementi è particolare non solo per la biodinamica ma anche proprio per l'origine del prodotto in sé. Cotta senz'altro sulla stufa, a legna ancora meglio, nel paiolo, e mescolata almeno un'ora. La Val Tartano è ricca di sentieri percorribili da tutte le persone, con bambini e adulti. C'è un mondo grande e c'è un mondo piccolo. Nell'immensità di una valle così maiuscola non puoi però trascurare i particolari che noti semplicemente sdraiandoti in un prato. Fiori, erbe, colori, profumi, insetti al lavoro, un miracolo. Un miracolo. Acqua che la porta via. Tu ci me pensi, acqua che la scappa via e torna me a indre, me a indre. Thank you.